primissimo procedimento, ovviamente quello più lungo, è quello di marinare la... Allora ragazzi, io volevo fare con voi la prova dell'assaggio, ma non la faccio per un motivo, perché siccome sto facendo questa... Allora ragazzi, faccio una cosa diversa. Non avevo preventivato di non fare la prova dell'assaggio perché volevo farla con voi. Ma sapete perché non la faccio? Perché voglio che mi diciate voi com'è venuto quest'ottimo polpo. Aaron, smettila. Per portarci avanti ci prepariamo una pentola con dell'acqua dove andremo a cuocere i noodles e quindi andiamo ad accendere. Portiamoci avanti come primo procedimento nella pentola dell'acqua. Ci portiamo avanti con il primo procedimento. Ma che ricettuzza vi ho fatto, ragazzi! Dovete riproporla alla vostra famiglia. Qui cuoceremo su questa padella. In questa padella cuoceremo la frittata. Io accendo il fuoco e vi faccio vedere un piccolo procedimento. Senza usare... Qui... Questa sarà la padella dove cuocerà la frittata, quindi accendo il fuoco. ...120 g di noodles. Potete scegliere se prendere di riso oppure di... Ecco a voi quali sono gli ingredienti. 120 g di noodles. Questi sono di frumento, ma potete anche prenderli di farina di riso. Non c'è nessuno. Questi qua sono gli ingredienti. Quelli che vedete sono gli ingredienti. Cominciamo con 120 g di noodles di frumento. Potete utilizzare però anche quelli con la farina di riso. Bella ragazzi, come state? Bentornati qui nella Cucina per Tutti. Ho appena ultimato, come potete vedere, questo bel piattino. È un carré d'agnello, una mia ricetta, aromatizzato con varie spezie. Bella raga, come state? Da tutte quante le parti, come potete vedere... Mi sono preparato tutti quanti gli ingredienti intorno, il mio carré d'agnello aromatizzato col sirà, con lo zucchero. Bella raga, come state? Io ho scelto un piatto prete di cappello. Come potete notare da questo... Bella raga, bentornati qui nella Cucina per Tutti. Come state? Bella raga, come state? Quindi prendete nota perché questo è un tutorial. Bella raga!
Bella raga! Siamo di nuovo insieme ragazzi, benvenuti quindi nella cucina per... Siamo di nuovo insieme ragazzi, bentornati qui nella cucina per tutti. E mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Ecco quali sono gli ingredienti che ci serviranno. Abbiamo bisogno di alcuni bignè, tra l'altro questi sono quelli che avevo fatto dopo... Questi sono gli ingredienti che ci serviranno. Alcuni bignè, proprio. Questi sono gli ingredienti che ci serviranno. 15 g di zucchero semolato, 10 g di burro. Ora vi arriverà sopra la stringa per andarli a realizzare, per la ricerca. Questi ragazzi sono gli ingredienti, allora ci serviranno dei bignè, io questi li avevo realizzati poco dopo che avevo fatto le zeppole di San Giuseppe, mentre la panna per la ganache sta andando e giunge a bollire. Mentre la panna per la ganache arrivi a bollore, noi ci prepariamo la panna. Mentre la panna per la ganache va... Mentre la panna per la ganache giunge a bollore, mentre la panna per la ganache si cuoce, andiamo a creare. Ciao ragazzi, bentornati. Viene riportato di mettere ad esempio all'interno di una ganache per fare dei profiterole, per farla a loro copertura. Ciao ragazzi e bentornati! Oggi facciamo una video ricetta, un tutorial molto veloce e molto semplice. Come per esempio la realizzazione della ganache al cioccolato e... Ciao ragazzi e bentornati qui nella cucina per tutti. Ovviamente mettete una punta, come vedete, possiamo andare a creare le nostre, Devi abbassare perché la punta non si vede se no. Così. Portala verso il centro di... Ok, esatto. Benissimo, possiamo andare a creare le nostre zeppole. Come vedete io ho messo la punta a stella. Ora ci prepariamo la crema nella sac à poche, come sapete, per farci aiutare... Ora prepariamo la crema e la mettiamo nella sac à poche. Come vedete io ho foderato la sac à poche. Anche se non ve l'ho fatta vedere, ovviamente ho preparato la crema che ora andremo a mettere nella sac à poche. Ma seguendo tutti quanti... Allora ragazzi, che ve ne pare? Vi è piaciuto preparare insieme a me questo bel risotto da assaggiare? Io penso comunque di sì. Venite qui, guardate un po'. No, aspetta, ho sbagliato io. Quando mi avvicino la testa te la taglio per forza. Sì, però non importa. Ah. Però non importa. Ed eccoci ragazzi. Amanti della buona cucina, bentornati qui con me, Chef Fabio, per un nuovo appuntamento dedicato oggi alla preparazione di un risotto. Quindi vi allieterò con questa video ricettina. Mi è andata via la voce. Amanti della buona cucina, bentornati qui con me, Chef Fabio, e... Si chiama Altavenio. Oh, e vedi, così a volte. Io però l'abbraccio, capito? Amanti della buona cucina, bentornati qui con me, Chef Fabio. Non ci resta che metterci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Buonasera. Buona.
blocco e togliamo giusto il primo strato, magari facendoci aiutare con un coltello in questo modo, togliamo il primo strato e anch'esso lo andiamo. Vedi, questo è il tipo di cosa che ho già fatto, però potrei tagliare, non importa. Sono andato a togliere via il velo superiore. Ok, possiamo quindi andare qui. Ok, possiamo andare ai fornelli. Oh, a questo mi si rimane. A volte vuoi... Io penso... Ma ci so io? No, sì. A volte, guarda, ti dico, inizio con la prima. Perché andava bene, no? Un po' sono perfezionista su alcune cose, io, capito? Però lo so che potrei andare avanti, eh. Bentornati cari amici nella cucina per tutti. Come state? La video ricetta. Potete andare a preparare la video ricetta, no? Certo, no. Sì, ma non si va a preparare la video ricetta, si va a preparare la ricetta. Ah. Capisci che? Perché non sembra, però. Capito, la gente ti guarda, poi ti dice. Bene ragazzi, è arrivato quindi il momento di vedere quali ingredienti ci serviranno. Benissimo, lo possiamo riporre in forno, abbiamo ok, ci siamo con la cottura. Ok, stoppa pure.